2 speciale Radio 1, che adesso vede l'arricchimento qui in studio del conduttore, al quale poi tra qualche minuto passerò il testimone e lo terrà fino alla fine di questa densissima e articolata giornata, cioè Giancarlo Loquenzi. Giancarlo, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Giorgio, eccoci. Facciamo un piccolissimo bilancio, insomma, che hai capito sinora? Beh, capito pochissimo. L'unica cosa che mi sento di dire è che secondo me più le cose si confondono, più i nomi veri non escono fuori, più i partiti si scontrano, insomma più domina il caos, più salgono le quotazioni di Draghi. Non so chi ha detto, ma era una formula che secondo me era convincente, era che il vero kingmaker di Draghi era il caos. Cioè più si complica, più si ingarbuglia la matassa, e più alla fine i partiti, magari torto collo, magari controvoglia, si dovranno acconciare a mandare il Presidente del Consiglio al Quirinale. A meno che non, l'unica alternativa a questo, secondo me, ancora oggi è quella della decisione di Mattarella di cancellare con un tratto di penna tutte le cose che ha detto fino a oggi e accettare, davanti alla impossibilità di trovare soluzioni diverse, un ritorno magari a tempo al Quirinale. Quella sarebbe la soluzione che troverebbe tutti contenti e tutti vincenti, mentre Draghi al Quirinale troverebbe tutti scontenti e tutti perdenti. Devo dire che molti dei messaggi, anche molto vicini a quello che ci ha sintetizzato adesso Giancarlo Loquenzi, degli ascoltatori, non trovano spazio in questo speciale, che dà conto anzitutto di quello che accade all'interno di Montecitorio, quindi è un po' più difficile fare intervenire, come a Zapping e a Radio Anch'io, gli ascoltatori a porre le loro domande e a avanzare le loro considerazioni, ma la promessa è che domattina a Radio Anch'io, a partire dalle 7:30, gli ascoltatori avranno spazio per le loro domande e per le loro idee. Vado però a Montecitorio da Francesca Giannini. Francesca. Sì, allora la chiama dei deputati è alla lettera G, quindi andiamo velocemente perché noi abbiamo qui l'onorevole Lupi che tra poco deve votare, sì. Quindi lo liberiamo subito. Onorevole Lupi, scheda bianca un po' per tutti, ormai è chiaro, una scheda bianca perché, che però per lei ha un significato chiaro, cioè è un passaggio necessario per trovare quell'accordo che registri il più ampio consenso possibile. Sì, devo dire che in questo senso non condivido le recenti affermazioni della senatrice Bonino, che stimo tantissimo e tra l'altro è stata mia collega sotto di ministro con il governo Letta, perché non è la scheda bianca che abbiamo scelto, centrodestra e centrosinistra, di individuare come modello di votazione, non è perché non sappiamo chi votare, ma perché abbiamo deciso consapevolmente entrambi gli schieramenti che di utilizzare questi giorni, che sono quelli dati dalla possibilità dei 2/3 previsti come grandi elettori per eleggere le prime 3 votazioni, per eleggere il Presidente della Repubblica, per dialogare, cioè per individuare un candidato che possa prendere il più ampio consenso. Quindi un prendere tempo in vista di... Non è un lavorare, è utilizzare il tempo che ci è dato per... individuare questo candidato. Uno potrebbe dire l'obiezione: perché non l'avete fatto prima? Bravissimo. Perché il centrodestra, legittimamente, io l'ho condiviso, aveva fatto una strada di questa volta, avendo la maggioranza relativa dei grandi elettori, di poter scegliere, di poter verificare se a maggioranza relativa poteva essere eletto un suo esponente, il più storico, il più istituzionale e il più autorevole degli esponenti della storia del centrodestra, cioè Silvio Berlusconi, che era l'unico ed è l'unico, secondo me, che aveva la possibilità di raggiungere da 450 a quella fatidica quota di 505. Con il passo in avanti, come definisco io, di Berlusconi, non indietro, apre la strada anche nel suo comunicato ad un metodo, il dialogo con il centrosinistra, senza veti e senza pregiudizi. Questo mi sembra il punto, perché adesso la questione è superata, la questione Berlusconi che si inframmetteva come un veto da parte del centrosinistra e 5 Stelle. Ingiustificato, ma un veto. Voi proponete una rosa di nomi, vi aspettate ulteriori veti o vi aspettate che comunque ci sia un confronto? Ma io credo che sia legittimo che il centrodestra proponga una rosa di nomi e che il centrosinistra altrettanto faccia la stessa cosa, anche perché i nomi non è che li porta la cicogna, certo. Sono i grandi elettori che lo propongono. Iniziare un dialogo, tra l'altro noi abbiamo delegato sabato Matteo Salvini a rappresentare la coalizione di centrodestra, essendo il federatore, il leader della coalizione. Anch'io stesso oggi ho incontrato Matteo Salvini, ci siamo sentiti con Giorgia Meloni, con Antonio Tajani, cioè non è che siamo fermi. Io credo che questa sia la strada. Le caratteristiche sono chiare.
A questo punto credo che in questi giorni arriveremo a poter individuare un candidato che alla quarta votazione possa prendere il più ampio consenso. Quindi ci diamo appuntamento alla quarta. Io scommetto sulla quarta e mi auguro che possiamo lavorare in questa direzione. Ho una sola nota bene che lo dico alla coalizione di centrodestra e alla coalizione di centrosinistra, cioè alla politica. Attenzione a tirare troppo per la giacca il presidente Draghi, perché noi abbiamo bisogno di una figura istituzionale come questa, che stia al governo o che vada alla presidenza della Repubblica. Ci sono soluzioni autorevoli quanto quella di Draghi. Credo che Draghi ci ha richiamato ad un metodo che è esattamente quello su cui stiamo andando, cioè che non è il problema del suo nome, che è il tema che se in un momento di unità nazionale ci sia almeno questa unità. Tra l'altro per noi vuol dire coinvolgere fondamentalmente, ed è importante che sia coinvolta anche la Meloni. Onorevole Lupi, e Francesca aspettando un secondo, Giancarlo voleva dire una cosa. No, sì, onorevole Lupi, a me devo dire... No, aspetta. Perché non ti sente, se gli facciamo mettere un attimo la cuffia, che Loquenzi vuole farle una domanda, onorevole, eccoci qua. Buon pomeriggio, Loquenzi. Buon pomeriggio, onorevole Lupi. No, devo dirle, io mi sono molto sorpreso della motivazione con cui il presidente Berlusconi ha ritirato la sua candidatura. Cioè ha detto, i numeri per essere eletto c'erano, però mi ritiro comunque, il che è un po' appunto strano, perché sembra che abbia deciso di non correre perché abbia riconosciuto come la sua candidatura inadeguata, divisiva, dannosa per il paese, tutto il contrario della lunga narrazione che invece aveva costruito quella candidatura fino quasi a renderla del tutto credibile. Allora perché dire non corro, sì, anche se ho tutti i voti necessari per vincere? L'ho trovato molto strano. Sa quanto la stimo, però in questo caso ho una diversa lettura, anche forse perché avendolo vissuto da protagonista insieme con Berlusconi. Beh, con infatti gli altri. Per questo chiedo. No, lo so. Intanto Silvio Berlusconi e tutto il centrodestra con questa candidatura ha primo rilegittimato una storia politica di 25 anni. Una storia politica istituzionale, una storia politica che ha rappresentato il centrodestra, come lo ha fatto Romano Prodi per il centrodestra. Però è l'epilogo che mette in dubbio questa affermazione. In secondo luogo anche Weber e il Partito Popolare Europeo che ha riconosciuto l'epilogo, lo ha già fatto Berlusconi, lei lo sa meglio di me tante volte, pensi al 2011, pensi al governo, alla nascita del governo Letta. Cioè c'è un momento in cui non ti accorgi che tu non ce la puoi fare, ma ti accorgi forse che l'Italia ha bisogno di un passo in più, di un'unità nazionale, a condizione però, ed è questo il valore politico che ha portato anche questa scelta di queste settimane del centrodestra, che il centrosinistra capisca che per una volta in 25 anni non c'ha la superiorità morale o la superiorità politica di dire che gli unici candidati possibili sono quelli che vengono da una tradizione politica assolutamente legittima, assolutamente responsabile. Oggi arriviamo a questo metodo solo, secondo me, per quella strada che noi abbiamo seguito. Nella Prima Repubblica si usava un altro criterio, lei se lo ricorda molto bene. La Democrazia Cristiana, pur avendo il maggior numero dei grandi elettori, aveva instaurato che c'era un'alternanza tra mondo cattolico e mondo laico, cioè i presidenti della Repubblica ogni sette anni si alternavano. Nella Seconda Repubblica il centrosinistra, che casualmente si è trovato per le elezioni ovviamente dei sette anni ad avere sempre la maggioranza relativa, invece ha deciso sempre di candidare un esponente del centrosinistra. Io credo che il valore della scelta di Berlusconi abbia portato oggi a un elemento nuovo nello scenario politico, come è stato un elemento nuovo il governo Draghi. Maurizio Lupi, grazie. Grazie a voi. Lo lasciamo andare a votare, sì, perché Lo Monte, tocca a me. Eccoci, ci siamo. Francesca, noi ci risentiamo tra pochi minuti, ci sta ascoltando anche Carlo Albertazzi, ma prima vorrei dare la parola a Barbara Tedaldi, collega e quirinalista dell'AGI, che credo abbia ascoltato anche le riflessioni iniziali di Giancarlo Loquenzi su Draghi e su Mattarella. Barbara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E quindi ti chiedo. Buonasera Barbara. Ciao. Ti chiederemmo come la pensi. Barbara, vai. Allora, sì, stamattina aveva ricominciato a girare il nome di Mattarella, come ovviamente riconferma nel ruolo che già. Giorgia Meloni ha detto che invece il Fratelli d'Italia è indisponibile. Ecco, il primo a essere indisponibile è lo stesso Mattarella, che non so più che fare traslochi in maniera così evidente, palese, quasi
ci sta mettendo le freccette, no, sugli scatoloni che sta facendo. Però hai visto che ieri sera Letta, l'unico applauso che ha ricevuto è stato quando ha fatto il nome di Mattarella di nuovo. Ma che Mattarella nella riunione dei grandi elettori del PD, l'unico nome che convinceva tutto era sempre e soltanto quello di Mattarella. Mattarella ha compiuto un settennato che è piaciuto, mi sembra, no? È piaciuto alla politica nella stragrande maggioranza, è piaciuto ai cittadini, anche perché negli ultimi due anni di pandemia ha quasi preso per mano il paese, no? E quindi sì, sicuramente Mattarella sarebbe un nome che, a rispetto di quanto fu 7 anni fa, quando fu votato solo da una parte politica e da una parte del Parlamento, molto probabilmente adesso otterrebbe un consenso molto più vasto. Però lui stesso ha fatto capire, ha detto in tutte le salse, che sarebbe uno stravolgimento della Costituzione, una forzatura, diciamo, una torsione della Costituzione, e quindi sarebbe preferibile evitare. C'era stato anche un tentativo del PD di mettere in campo un emendamento nel quale si giurava che sarebbe stata l'ultima volta, no? Sì, che questa cosa, insomma, l'ha anche fatto un po' indispettire, diciamo. Immagino. Tra l'altro tutti parlano di questo rapporto, i politici, i tecnici. In realtà confermare, inchiodare Mattarella al Quirinale sarebbe una sconfitta della politica, perché vorrebbe dire non avere uomini, numeri, idee per trovare un nuovo presidente. Barbara, se puoi restare qualche altro minuto con noi, perché ci stava aspettando a Montecitorio Carlo Albertazzi, che ha ascoltato sulla larga parte della trasmissione. Carlo? Eccoci. Che dire? Allora, le schede si affastellano nelle urne, che sono dette insalatiere qui a Montecitorio, e tra l'altro urne molto belle, di vimini, seta verde, insomma disegnate da Basile, quindi sicuramente c'è gran classe, però sappiamo bene che uscirà qualche voto per Marta Cartabia, qualche voto per Maddalena, ma insomma la sostanza è che saranno tante schede bianche. Nei giorni scorsi, sabato, quando il passo avanti o indietro di Berlusconi, a seconda Lupi parla di passo avanti, qualcuno ha detto passo indietro, insomma quando comunque Berlusconi ha ritirato la propria disponibilità, ponendo però il paletto di Draghi a Palazzo Chigi, molti hanno dato per tramontata la candidatura dell'attuale premier. Ecco, io sarei un pochino più prudente, mi sembra che Giancarlo Loquenzi poc'anzi ribadiva proprio questo, perché ovviamente la candidatura Draghi è tutt'altro che tramontata, quindi andremo a vedere come finirà, però insomma direi che ancora è presto per parlare di esclusione di Draghi dal novero dei candidabili, anche perché poi sarà il caos, sarà la sconfitta, sarà la vittoria della politica, però secondo me in questo momento è ancora il candidato più probabile. Gli allenatori inglesi lo danno molto molto più probabile di chiunque altro, di qualsiasi altro candidato. Allora siamo confortati. Se punti un euro su Draghi ne prendi 1,10, se lo punti non so su Casini ne prendi 3. E ci sarà un perché, come dire, se tutto questo avviene, no? Sì. Direi che insomma le cose stanno così, c'è ancora molta molta confusione, tra l'altro scherzando, insomma, anche per alleggerire un po' le nostre chiacchiere, l'aula è sicuramente ben disciplinata e tutto fila alla perfezione. Abbiamo sentito qualche ora fa oramai anche il questore Duva che ci spiegava come tutto funzionava. In realtà il transatlantico è affollatissimo, quindi anche lì norme lì anti-Covid ne vedo pochine, speriamo che insomma questo non porti qualche problema successivo, perché c'è davvero tanta tanta gente tra giornalisti, deputati, senatori e insomma parte dello staff di ciascuno, quindi anche questo, diciamo, è una nota a margine, speriamo che non succeda nulla. Carlo, torneremo da te tra poco e naturalmente da Barbara Tedaldi. Volevamo farvi ascoltare le voci di due altri grandi elettori che i nostri colleghi inviati hanno intercettato, anzitutto quella di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.
indicazione che è stata data anche all'assemblea dei direttori di Forza Italia di votare scheda bianca, come era prevedibile. Poi vediamo se nelle prossime ore, nelle proposte avanzate dal centrodestra, anche la sinistra trovi qualche punto di convergenza o ci sia un pregiudizio, come dire, antropologico nei confronti di chiunque non sia di sinistra. Questo è il nodo in queste ore. Questo è un tasto sul quale, devo dire, i grandi direttori di centrodestra e gli ospiti di questo lungo speciale hanno battuto più volte, poi magari insomma, ci riflettiamo con Giancarlo, cioè il pregiudizio quasi antropologico, lo definiva Gasparri, verso un candidato di provenienza di centrodestra per il Quirinale. Vi facciamo ascoltare anche la voce di Riccardo Nencini, misto Partito Socialista Italiano. Rimane un voto emozionante, ma oggi è una giornata da 0-0 e quindi c'è l'attesa, direi nemmeno per domani, ma per la notte di mercoledì, che partorisca un nome e una maggioranza per giovedì. Al momento io ho votato scheda bianca e aspettiamo di capire qual è l'evoluzione. 17:47, devo dire, nel frattempo accadono anche altre cose nel mondo, qui scorrono notizie che riguardano l'Ucraina, ma insomma tutte notizie che torneranno e verranno riassunte, compresi i dati sul Covid di oggi al GR1 delle 18. Vi leggo l'ultimissima, la chiusura della borsa di Milano. Oggi è andata male in Europa, in generale in tutte le piazze europee, ma Milano ha chiuso 4% in negativo. Torno da Giancarlo e da Barbara Tedaldi. Giancarlo. No, volevo leggervi qualcuno dei tweet che si trovano sul sito di Spinoza, che sono carini, così anche appunto un po' per alleggerire. Allora dice il primo, dice: prima votazione il centrosinistra pensa alla scheda bianca, credevo si dovessero evitare leader di partito. E poi il Quirinale denuncia, cerchiamo presidenti della Repubblica ma non li troviamo per colpa del reddito di cittadinanza. E leggo un altro, l'ultimo: la candidatura di Berlusconi al Quirinale potrebbe saltare per problemi di età, è convinto di avere meno di 50 anni. Barbara, di nuovo a te. Sì, no, vabbè, oggi ci sono stati un po' di siparietti così anche transatlantico, un po' di ironia su un comunicato di su una indicazione di Conte quando ha detto bisogna votare scheda bianca, cioè senza nome, non dovete scrivere nessun nome, come se ci fosse bisogno di sottolinearlo. E quello che diceva Carlo, comunque, parlando del transatlantico, ne vengo orora, come si dice, e parlando con un po' di politici, mi dicono tutti che la candidatura di Draghi non è assolutamente tramontata, ha ragione assolutamente Carlo. C'è ancora mettendo insieme la moviola di oggi, no? Il film di oggi. Sì. Draghi incontra Salvini e parte quella che, scherzo, sempre se vogliamo scherzare, in transatlantico è stata soprannominata l'operazione simpatia, cioè Draghi contatta i partiti, parla con i leader dei partiti per cercare di aprire un confronto che poi i retroscena di transatlantico dicono è sul governo. Comunque c'è un'attenzione del Presidente del Consiglio nei confronti dei partiti. Salvini esce dall'incontro con Draghi e incontra Letta e Conte. Con Letta fanno un comunicato congiunto, praticamente un comunicato fotocopia, come ormai è come tweet. Esatto. Sì, tra l'altro Barbara, poco fa Giorgia Meloni ha appena commentato quell'incontro: è bene che ci si parli, ma vabbè, ho solo aggiunto questa l'agenzia appena battuta, vai. Per cui, insomma, mettendo insieme i puntini, no? Facendo unendo i puntini, ci sembra di capire, e questo poi ci viene confermato da un po' di chiacchiere in transatlantico, che Draghi si stia giocando la sua partita, siano aperte le trattative, è uscito dal tavolo, non si parla più di una rosa di nomi proposta da Salvini, perlomeno oggi non se ne parla più, poi magari domani ritorna, perché la più grande partita a carte della Repubblica è l'elezione del Presidente della Repubblica, una partita a poker, quindi si bleffa, si tirano fuori carte scoperte, che prima erano coperte, quindi
L'impressione oggi, il termometro di adesso, è che Draghi sia in pista, ci sia una trattativa aperta a tutto campo, con tutti i partiti praticamente, e il governo sia uno dei temi di questa certo. trattativa. E Barbara Tedaldi, quirinalista dell'AGI, che sta parlando, noi raggiungiamo nuovamente Valentina Isa, che credo abbia accanto a sé un ospite. Valentina. Sì, sono qui. Sì, ti sentiamo, Valentina. Sì, ho qui l'onorevole Laura Boldrini, Partito Democratico, che ci racconta. Allora, in questa giornata frenetica di trattative, di dialoghi, di confronti, a che punto siamo? Sì, buonasera. A che punto siamo? Di fatto siamo in una situazione prevedibile in cui adesso siamo nel vivo della trattativa, perché siamo stati fermi per parecchi giorni a causa della candidatura di Silvio Berlusconi, che per noi era un macigno che impediva anche qualsiasi altro tipo di discussione. Quindi adesso stiamo entrando nel merito e questo è un dato positivo. Dopodiché ancora non ci sono, diciamo, le condizioni per arrivare a una sintesi, ma tutto questo è normale dialettica politica per un'occasione così difficile, perché queste elezioni del Presidente della Repubblica sono più difficili rispetto al passato. Ecco perché, raccontiamolo agli ascoltatori, sono più difficili perché sono anomale, perché questa volta c'è un'ampissima maggioranza di governo, e questa maggioranza di governo è composta appunto da diversi gruppi, tanti gruppi tranne Fratelli d'Italia, quindi ognuno vuole che il suo, diciamo, identikit venga rispettato, no? Quindi la persona preferibile risponde a dei criteri. Trovare la sintesi è molto difficile, perché sono gli opposti che devono essere accontentati. Quindi questo esercizio, se non si riesce a farlo come si dovrebbe, cioè accontentando tutti, avrà un impatto anche sulla tenuta del governo. Esatto. E anche possibilmente della legislatura, in una fase in cui noi siamo ancora in pandemia e dobbiamo dare risposte anche ai tanti problemi economici. Il PNRR ancora non si è, diciamo, tradotto concretamente, e quindi quello che non ci vorrebbe sarebbero proprio le elezioni anticipate, sicché è una scommessa molto difficile, e spero che appunto si riesca tutti a fare un passo di lato per trovare una figura che alla fine possa essere. Ma lei intravede che... Spiragli? Oggi c'è stato un contatto tra ancora diciamo una fase che prelude quella che poi sarà quella stringente. C'è questa ritualità quirinalizia, no? Che non è perdita di tempo. Questo dobbiamo far capire a chi ci segue e agli ascoltatori. Non stiamo perdendo tempo, stiamo cercando di trovare una sintesi complicata in un momento difficile, per riuscire a identificare la figura che più deve corrispondere all'unità nazionale e al bene dell'Italia. Però Presidente, non so se mi sente. Sì, la sento. Non è un po' strano questa scena in cui il Parlamento, i grandi elettori riuniti in seduta comune con tutta la solennità dell'occasione sono lì a sfilare mettendo una scheda bianca in attesa che altrove, vertici di partito, incontri segreti, pur parler, imbastiscono una soluzione che poi finalmente in Parlamento trova una sua emergenza, una sua... Insomma, si segnali come... Cioè è un po' strano che il Parlamento sia completamente in questo caso spostato fuori dal fuoco della battaglia. Tutto succede altrove. Il Parlamento non si può parlare, si può solo votare. È un seggio elettorale. Tutta la discussione. Non la seguo su questa linea. No, non pretendo che mi segua, era solo un mio dubbio. No, certo, allora mi fa piacere riuscire, insomma, a tranquillizzarla su questo. Noi facciamo le riunioni di gruppi, le riunioni dei grandi elettori ed elettrici. Non è che noi veniamo qui e facciamo qualcosa di cui non si è discusso e che non condividiamo. Noi abbiamo avuto ieri una riunione, si è discusso del contesto, si è anche discusso di come saremmo andati alla prima votazione. Quindi non c'è stato dissenso interno, nessuno ha detto che... Non parlo di dissenso, parlo del fatto che il Parlamento vota scheda bianca in attesa che i vari vertici, non sempre fatti dai gruppi o dai capigruppo, più spesso fatto dai leader, Letta,
Letta, Salvini, Conte, no? Partoriscano una decisione da trasmettere al Parlamento. Questo sembra un po', poi magari mi sbaglio. No, però noi abbiamo dato un mandato, democraticamente lo abbiamo dato al segretario e alle due capogruppo, quindi Malpezzi e Serracchiani. Noi abbiamo detto a loro tre di adoperarsi e di fare trattative che poi verranno riportate a noi e che insieme poi valuteremo. Cioè non è una cosa questa che in qualche modo svilisce il singolo parlamentare, al contrario, il singolo parlamentare dà una delega in un momento in cui c'è da trovare una sintesi. Non è che come altro potremmo fare? Cioè qual è l'altro metodo che si può fare fare una trattativa? La trattativa va fatta dalle delegazioni, non può essere fatta da 1.009 persone, capisce? Non esiste, non è realistico. Quindi il ruolo nostro è rispettato nel momento in cui noi siamo compartecipi della delega che abbiamo dato e anche della decisione. Presidente Boldrini, ci fermiamo perché adesso arrivano le notizie del giornale radio e la ringraziamo molto, lei e Valentina Isa ovviamente, che è accanto a lei, la rete di inviati del giornale radio, inviate che stanno costruendo questo lungo racconto che si ferma per il momento, ma soltanto per ascoltare una sintesi delle notizie più importanti a questo punto della giornata. Io ringrazio chi ha lavorato sin qui, e cioè Adamarra, Maria Grazia Santo, Federica Forni, Alessandro Forlani, vi ringrazia Giorgio Zanchini e naturalmente Mauro Convertito in regia. Do la linea a Giancarlo, che semplicemente si sposta di sedia, Giancarlo Loquenzi, e che proseguirà questo lungo speciale, questo lungo filo diretto che vi darà conto di tutto, davvero la cronaca minuto per minuto della prima giornata di votazioni per il Quirinale, il cui esito sarà a fine giornata, ma insomma lo racconteremo in diretta. Per quel che vale, diciamo, la nostra parte, cioè Radio Anch'io, do appuntamento ai nostri ascoltatori per domattina alle 7.30, metteremo insieme tutto quello che è accaduto oggi fino a stasera e soprattutto raccoglieremo le voci di voi ascoltatori. Mi fermo qui, adesso c'è il GR1 delle 18 e poi Giancarlo Loquenzi prende il testimone. Noi altri ci risentiamo domani alle 7.30. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare. Buon pomeriggio da Francesca Rinaldi in studio. La seduta alla Camera è sospesa per 10 minuti durante la prima chiama dei deputati. In precedenza avevano votato i senatori a vita, tranne Giorgio Napolitano e Carlo Rubbia, e i senatori per entrambe le chiame. Adesso gli aggiornamenti sul voto e sulle trattative per trovare un nome condiviso. Valentino Russo. Si vota a gruppi di 50 per le normative anti-Covid, operativo anche il seggio drive-in nel parcheggio laterale della Camera. La fumata nera in questa prima votazione appare scontata. Tutti i gruppi principali hanno ricevuto indicazione di votare scheda bianca. Azione più Europa voteranno la ministra della giustizia Cartabia, mentre i grandi elettori degli ex 5 Stelle, l'alternativa c'è, votano il giurista Maddalena. Il grosso però sarà scheda bianca. Siamo dunque ancora in pieno stallo. Le riunioni si susseguono, una soluzione potrebbe arrivare anche dai tanti incontri di queste ore. Il Premier Draghi ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi Matteo Salvini, non si escludono colloqui con altri leader, e intanto qui a Montecitorio Salvini ha fatto il punto con la Meloni, insomma una girandola che serve a fare il punto sulle possibili convergenze. Gli schieramenti però sono ancora lontani in questo momento. PD, 5 Stelle, LeU insistono per una figura super partes, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia avrebbero invece già pronta una rosa di nomi di centrodestra. Sul tavolo restano in ogni caso ancora tutte le ipotesi, anche quelle naturalmente di Draghi al Colle oppure di un Mattarella bis. Stasera alle 21 l'esito di questa prima votazione.
Proseguono gli incontri tra i leader politici, come sentivamo poco fa. Conte sta vedendo Toti, ha visto Salvini, che a sua volta aveva incontrato anche Enrico Letta, il leader del Partito Democratico. I due si rivedranno domani in un'ottica di costruzione di un dialogo e di un percorso. Proseguono anche le operazioni di voto per gli elettori positivi o in quarantena. La deputata No Vax e No Pass Sara Cunial si è recata al parcheggio riservato per poter votare. L'ex 5 Stelle non può entrare infatti in aula in quanto non ha il Green Pass base obbligatorio per l'accesso ai palazzi. È stata allontanata dagli assistenti parlamentari e non le è stato permesso di votare. Il legale della deputata ha preannunciato l'intenzione di presentare querela. Ora con Paolina Meli un breve excursus delle precedenti elezioni. Il recordman per durata è Antonio Leone. Siamo nel 1971 e solo alla 23esima votazione arrivò la fumata bianca alle 13 del 24 dicembre. E a Natale, il 24 e il 25, si votò anche quando si elesse Giuseppe Saragat, per lui 21 voti. Stalli, impasse che riflettono solitamente una fase politica complicata. Nel 92, quando la Prima Repubblica si avviava a conclusione, la DC era divisa tra Andreotti e Forlani, i tempi si allungavano. Poi la strage di Capaci mise fine alla conflittualità e un ampio accordo portò al 16° scrutinio al Quirinale Oscar Luigi Scalfaro. Elezione al primo voto invece per Cossiga, al primo scrutinio eletto anche Ciampi. Mattarella, di cui molti oggi chiedono il bis, ce la fece alla quarta votazione. Regista Matteo Renzi, sul nome di Mattarella la rottura con Berlusconi del patto del Nazareno, ma il PD doveva farsi perdonare il pasticcio del 2013 quando i Dem divisi tra correnti in allinarono prima nella riunione dei grandi elettori Marini e poi in aula Prodi, incidente di percorso che portò al bis di Napolitano. 101 franchi tiratori ancora ignoti. In altri tempi c'erano rei confessi, in alcuni casi puniti dal partito. Successe a Demite e Donat Cattin, sospesi per un anno dalla Democrazia Cristiana. La morte di Flavio Carboni, il faccendiere finito al centro di decine di inchieste dagli anni 80 ai giorni nostri su tanti dei cosiddetti misteri italiani, aveva da poco compiuto 90 anni. Ce ne parla Simone Zazzera. Dal crack del Banco Ambrosiano alla loggia P3, dai rapporti sempre negati con il fondatore della P2 Licio Gelli a quelli con il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò, e poi gli affari immobiliari in Sardegna con Berlusconi e i contatti romani in Vaticano e con esponenti della Banda della Magliana. Si ritrovano i misteri italiani dell'ultimo mezzo secolo scorrendo la vita del faccendiere sardo Flavio Carboni, stroncato a 90 anni da un infarto mentre scriveva le sue memorie. Indagato per falso, truffa, bancarotta e riciclaggio, uscì assolto tra appello e Cassazione da quasi tutte le condanne subite. Fu condannato in via definitiva a 8 anni e mezzo solo per il crack del Banco Ambrosiano, ricorda uno dei PM romani che indagarono su di lui, Luca Tescaroli. Non è stato un perseguitato. La condanna inequivoca per Flavio Carboni è di essere un bancarottiere. Assolto per insufficienza di prove anche nell'inchiesta sull'omicidio del banchiere di Dio, Roberto Calvi, a Londra. Fu l'ultimo a incontrarlo. Carboni ha accompagnato Roberto Calvi sino a l'appuntamento con la morte. In chiusura vediamo anche i dati dei nuovi contagi da Covid, che sono 77.696 nelle ultime 24 ore, sono i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 352, mentre ieri erano state 227. Sono stati superati i 10 milioni di contagiati in Italia. Il tasso di positività è al 15%, infatti sono circa la metà i tamponi effettuati rispetto alla giornata di ieri, 519.000 contro i 935.000, quindi è un tasso stabile rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono quasi 20.000, ossia 235 in più rispetto a ieri. Ci fermiamo qui con il notiziario parlamentare, grazie a Marco Masci e regia. Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Sta ricominciando la seduta nell'aula della Camera.
che era stata sospesa per qualche minuto nel corso della prima chiama dei deputati. Vi ricordiamo che anche domani l'appuntamento sarà alle 15 e dopodomani invece mercoledì alle 11. Di nuovo la linea allo speciale di Radio 1. Le 18 e 5 minuti, buonasera a tutti e bentornati allo speciale di Radio 1, il 13° presidente, il voto per il Quirinale minuto per minuto. Prendo il testimone dalle mani di Giorgio Zanchini, che ha condotto da questo primo pomeriggio questa edizione speciale del GR1 dedicata al primo giorno di votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo, come sapete, molti colleghi di Radio 1 messi e collocati negli snodi principali di questa giornata, negli snodi politici a Montecitorio e nelle sedi degli incontri e dei partiti, con cui siamo in grado di darvi costantemente notizie e contezza di quello che succede sia dentro il Parlamento, dove si sta procedendo alla chiama e quasi tutti i parlamentari stanno votando scheda bianca così come concordato con i loro partiti, ma anche raccogliamo opinioni, proposte, idee per capire meglio come si svilupperà questa votazione anche nei prossimi giorni. Allora, noi ricominciamo a tessere la tela di questo dibattito e torniamo da Francesca Giannini, che si trova al quarto piano di Montecitorio, dovrebbe avere anche con sé un ospite. Buonasera Francesca. Sì, buonasera Giancarlo, è con noi il capogruppo di Fratelli d'Italia qui a Montecitorio, Francesco Lollobrigida. Buonasera, gli diamo il benvenuto qui ai nostri microfoni. Buonasera a voi radioascoltatori. Allora, intanto in aula è ripresa la chiama dei deputati, ci sono delle piccole sospensioni dovute credo all'orario di convocazione, perché come dicevamo all'inizio sono convocati in gruppi da 50 e siccome pare che ci sia un leggero anticipo, laddove fossero in anticipo sull'orario del gruppo successivo si fa una pausa per aspettare l'orario preciso. Questo solo per essere diciamo per aggiornarvi su quanto sta accadendo, certo, in aula. Allora, onorevole Lollobrigida, pare che sia partito un dialogo. Salvini ha incontrato Letta, ha incontrato Conte, il dialogo avviato, la Meloni ha detto bene che ci si parli, ma quindi Salvini è l'incaricato del centrodestra per le trattative? Salvini è il capo del partito di maggioranza relativa all'interno del centrodestra ed è giusto che apra il dialogo a 360 gradi, perché lo sforzo di trovare un Presidente della Repubblica autorevole è una necessità per l'intera nazione. Io spero in realtà che per il futuro i cittadini non dovranno più stare dietro questi teatrini, manovre di corridoio, tatticismi, e che si possa arrivare, come Fratelli d'Italia chiede ormai da tempo, all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, della democrazia. Non può essere oggetto di interessi che spesso hanno poco a che fare con la sua autorevolezza, ma come per esempio in questo caso magari per tentare di far permanere il più a lungo possibile parlamentare all'interno di una legislatura che è scaduta e scadente dal punto di vista della sua produttività e che vede le forze presenti in Parlamento non più rappresentative, almeno in questi numeri, della volontà popolare. Tradotto, Fratelli d'Italia oggi all'interno del Parlamento ha solo il 6,3% dei delegati, anzi forse qualcosina di meno, e invece all'interno di questa nazione ha un consenso ben più ampio, così per il centrodestra, che è la forza ampiamente maggioritaria all'interno di questa nazione, come sensibilità popolare, se si tornasse alle urne avremmo un Parlamento diverso, e se eleggessimo oggi un Presidente della Repubblica i cittadini italiani sceglierebbero un garante della Costituzione e anche una persona che difenda gli interessi nazionali, e lo dovrebbero scegliere direttamente. Questo vuole Fratelli d'Italia. Ma lei diceva scadute, in realtà la scadenza naturale è il 2023, non converrebbe aspettare ancora questo anno, anno e mezzo, vista soprattutto il persistere della situazione di emergenza sanitaria? Vede, noi oggi abbiamo un pessimo governo, di questo si tratta, non legato alla figura di coloro che lo compongono in termini personali, ma come è stato composto. Si sono unite forze politiche che hanno valori e posizioni alternative anche in queste ore, questo clima di intolleranza che c'è stato per esempio nei confronti di Berlusconi, no? Gli alleati attualmente al governo, quelli che governano insieme a Berlusconi, ne hanno parlato in maniera sprezzante, come non fosse adeguato a rappresentare un ruolo autorevole come è quello di Presidente della Repubblica. Altra cosa è non votarlo, ma i termini usati, il modo, le parole, ma
lo stesso Partito Democratico in questi giorni dice all'interno del centrodestra non c'è nessuno che non farà la stessa fine di Berlusconi, dà l'idea di come quelli che governano insieme non hanno niente in comune. Questo si traduce poi nei programmi, nei progetti, che non hanno una visione di prospettiva, ma magari si arriva a fare una finanziaria come l'ultima che è passata, che è un insieme di mancette, marchette varie, che accontenta l'una o l'altra forza politica, ma certamente non accontenta l'interesse complessivo degli italiani. Vedete, oggi noi, rispetto alla Presidenza della Repubblica, come Fratelli d'Italia, stiamo cercando una persona idonea a rappresentare tutti gli italiani, ma soprattutto l'interesse di questa nazione. Quasi tutte le altre forze politiche fanno spasmodica. Per questo avete fatto il nome di Carlo Nordio? Noi abbiamo fatto un ragionamento di piena disponibilità a votare tutte le figure che fino adesso il centrodestra ha messo in campo, ma abbiamo fatto di più, abbiamo messo anche a disposizione, faremo anche altri nomi se fosse necessario, di persone come Carlo Nordio, che è evidentemente una persona terza rispetto alle forze politiche e che potrebbe rappresentare al meglio gli italiani, una figura di grande ed ampio consenso. Voglio vedere anche su questo quale scusa possa avere la sinistra per utilizzare termini sprezzanti come quelli che finora ha utilizzato per qualsiasi candidato sia stato proposto da noi. Per la sinistra uno indipendente e terzo deve essere preso dalla loro fila. Ormai siamo in una fase in cui, più che evitare i termini sprezzanti, che già è comunque un risultato, si tratterebbe di trovare un accordo sul nome, perché se uno dice mettiamo questo nome, speriamo che non abbiano termini sprezzanti, però poi comunque non lo votano, sì, abbiamo fatto un passo avanti in termini di civiltà, ma non abbiamo ottenuto risultato. No, non è solo questione di civiltà, è anche far percepire agli italiani tutti chi è che lavora per l'elezione di un Presidente della Repubblica autorevole, senza pregiudiziali, finalizzato all'interesse di alcuni principi, ad alcuni valori che per noi sono fondanti del nostro convivere civile ma democratico, ma soprattutto che metta in condizione gli italiani di sentirsi garantiti. Lo facciamo a viso aperto, lo facciamo con la trasparenza che richiede il nostro modo di fare politica. Giorgia Meloni dall'inizio, con coerenza e con lealtà, ha giocato le carte a viso aperto. Ma visto che a questo punto per voi comunque vada, la conseguenza successiva è andare al voto, Draghi al Quirinale a questo punto? Allora, per quello che ci riguarda, innanzitutto è un problema della maggioranza. La maggioranza, sentiamo parlare tutti quelli che rappresentano la maggioranza dicendo che Draghi è l'uomo del destino, è la persona che unifica l'Italia, eccetera. E poi non si confrontano con la sua, diciamo, proposta, tra virgolette, anche se indiretta, di essere per 7 anni Presidente della Repubblica. Noi non l'abbiamo votato, non l'abbiamo sostenuto come Presidente del Consiglio. Prima deve essere la sua maggioranza a esprimersi e su di lui. E se ci fosse questa maggioranza, ci sarebbe anche il vostro voto? Noi, una volta che ci fossero le condizioni per permettere agli italiani di tornare al voto, prenderemo in considerazione anche questa scelta. Oggi, così come stanno le cose, quello che stiamo facendo, coerentemente con quanto abbiamo detto, è cercare una persona nelle file dell'area culturale del centrodestra da votare. Ce ne sono tante che sono emerse in questi giorni e siamo disposti a votarle in ugual misura tutte. Abbiamo aggiunto anche il nome di Nordio e ne abbiamo ancora altri, perché contribuiamo alla ricerca di una persona all'altezza. Noi siamo una forza politica molto serena, molto seria, molto lineare, che ha un problema oggi. In Parlamento rappresenta il 6,3% dei delegati, quindi possiamo incidere ma certamente non essere determinanti. Preferiamo farlo con la trasparenza del caso, cercando di salvaguardare la coalizione di centrodestra, cercando di lavorare insieme ai nostri alleati per le prossime elezioni, perché dobbiamo dare l'idea a questa nazione che ci sia un'alternativa a quello che hanno avuto. Onorevole Lollobrigida, la dobbiamo salutare, grazie anche a Francesca Giannini, buona giornata, buon lavoro, buoni voti anche per i prossimi giorni. Allora, dalla stessa postazione abbiamo anche Francesca Cecchini, che dovrebbe avere con sé l'onorevole Rosato d'Italia Viva. Aspettiamo di vedere se arriva. Intanto io vorrei salutare anche solo brevemente, scusandomi per tenerlo un po' in attesa, il professor Sabino Cassese. Buonasera professore, benvenuto in questo nostro speciale dedicato alla elezione del Presidente della Repubblica. Cassese con noi? Sì, la sento, sì. Allora professor... parlava con me. Sì, no, volevo soltanto salutarla, scusarmi. Grazie. Per tenerla un momento ancora in attesa e poi torno subito da lei. Perché nel frattempo abbiamo Francesca Cecchini che appunto ha con sé l'onorevole Rosato. Francesca, sì, buonasera. Sì. Buonasera, sì, è il nostro ospite Ettore Rosato, Italia Viva, vicepresidente della Camera. Presidente Rosato, la prima cosa che le chiedo, partiamo dalle parole di Renzi. Ha detto Draghi resta un'ipotesi,
a patto però che ci sia un accordo preciso sul governo. Morrone, un commento su questo? Beh, certo, l'eventuale elezione di Mario Draghi alla presidenza della Repubblica comporta la necessità non di aprire una fase conflittuale tra i partiti, ma quella di aprire una fase in cui ci sia una seria continuità sulla qualità del governo. E questo, che è un'ipotesi ancora tutta in campo, tutta da verificare, impone la fatica da parte di tutti, in particolare anche del presidente Draghi, di costruire un quadro adatto a questo, anche perché chi andrà al colle poi, nel caso di un nuovo governo, avrà l'onere di doverlo gestire. Quindi ancora di più bisogna saper costruire questa intesa dal punto di vista politico. Lei si è detto ottimista su una imminente soluzione, diciamo, su un superamento di questo momento di stallo, diciamo così, e sono in diversi a scommettere sul quarto scrutinio. Beh, imminente, dobbiamo dare la consapevolezza anche ai nostri ascoltatori che domani e dopodomani, molto probabilmente, salvo colpi di scena, che sono sempre benvenuti, ma salvo colpi di scena, si voterà ancora una scheda bianca, e questo proprio perché la Costituzione prevede un quorum più alto. Quindi senza fare errori di valutazione che poi possono portare a eventuali evidenti problemi, bisogna avere la fantasia e la forza di costruire un'intesa che giovedì o venerdì, cioè al quarto o al quinto scrutinio, possa portare un nome di un presidente eletto. Ricordiamo che nella storia ci sono state elezioni con 26, 28, 30 scrutini, insomma, quindi non è che non stiamo parlando di nulla di anormale, stiamo certo dicendo che ci sono delle procedure che vanno rispettate, non sono riti, sono procedure. Dal Partito Democratico Marcucci dice che Casini ha le caratteristiche per unire. Beh, penso che abbia ragione. Pier Ferdinando Casini è uno dei nomi che può essere messo autorevolmente in campo per unire, ma nella mia esposizione non troverà mai un no, questo no. Penso che chi ha cominciato a mettere veti e fare l'elenco di quelli che non possono fare il Presidente della Repubblica ha sbagliato. Bisogna mettere tutto sul campo, dopodiché l'intesa dei partiti troverà anche i punti di maggior sintonia. Pier Ferdinando Casini è una di quelle persone che può trovare una sintonia ampia. E come guardate al dialogo che si è avviato tra Letta e Salvini? Bene, benissimo. È indispensabile che tutti collaborino in questo lavoro, e c'è bisogno di un collante tra centrodestra e centrosinistra in questo. Lo abbiamo sempre detto, che noi vogliamo cercare di essere ininfluenti. Il lavoro di tutti i partiti messi insieme può portare a un'elezione di un Presidente della Repubblica autorevole, ma soprattutto può portare anche alla tenuta della maggioranza di questo governo, che comunque deve continuare a lavorare per altri 14 mesi. Bene, io ringrazio grazie. Il presidente Rosato. Grazie a voi. Grazie presidente, grazie a Francesca Cecchini in collegamento da Montecitorio. E adesso è il momento di salutare davvero Sabino Cassese, il professor Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Bentornato in questo nostro speciale di Radio 1. Buonasera. Grazie, eccomi. Allora, io innanzitutto vorrei chiederle se guardando, diciamo, dalla sua postazione, quale essa sia, le cose come si stanno svolgendo, qual è il giudizio che lei dà? Perché io vedo molto dibattito sul fatto, appunto, che insomma, mentre si vota a scheda bianca, i partiti si riuniscono qua e là per trovare una soluzione, e intanto il Parlamento, come dire, gira a vuoto. È tutto normale questo? Ma il mio giudizio è positivo complessivamente, perché si vede chiaramente che i partiti stanno cercando degli accordi. E la Costituzione, nella misura in cui dice le prime tre votazioni con la maggioranza dei due terzi e la terza votazione con la maggioranza assoluta, sostanzialmente chiede al Parlamento di raggiungere degli accordi che vadano al di là di singole forze politiche. Quindi bene quello che sta accadendo. C'è una grande attenzione su questa scelta. C'ha delle spiegazioni questa attenzione, il fatto che si elegge un presidente che sarà presidente per tre legislature, la fine di questa, tutta la prossima. È il primo anno di quella dopo ancora, insomma. Di quella dopo ancora.
è un presidente che dovrà svolgere il suo ruolo in un paese che non ha mai avuto un così alto tasso di frammentazione delle forze politiche, frammentazione tra le forze politiche all'interno delle forze politiche. Questo è anche un punto interessante, perché a me sembra che mai i leader politici siano stati poi in realtà così incerti sulla tenuta dei loro stessi voti. Esatto, e quindi tenendo presente che ci sono 4 forze politiche tra il 15 e il 20% e ce ne sono altre 6 o 7 tra l'8 e il 2%, e tenendo presente che all'interno di queste ci sono delle ulteriori suddivisioni, si potrebbe dire che tutti sono alla ricerca dell'infinitamente piccolo. quindi è difficile anche quello che viene presentato oggi nell'opinione pubblica, un conflitto tra centrosinistra e centrodestra, è molto difficile da definirlo, perché certamente c'è un decimo del Parlamento che non è classificabile oggi da una parte o dall'altra. Ci sono almeno 100 grandi elettori che non sono assegnabili, 94. Ho visto i conti di Dalimonte, che non si possono assegnare né all'uno né all'altro schieramento, sono ondivaghi. Aggiungiamo un'altra cosa, che questo presidente sarà il presidente che dovrà gestire la transizione costituzionale più importante della storia della Repubblica, perché certamente la modificazione più importante che si è realizzata nei 75 anni scarsi di storia della Repubblica è stata la riduzione di un terzo della rappresentanza politica parlamentare, e questo comporterà degli aggiustamenti. Pensi a tutte le modificazioni dei regolamenti, ma questi sono fatti interni, ma richiederà anche degli aggiustamenti più generali di tutto il corpo politico. Poi la difficoltà deriva dal fatto che in realtà qui si decide su Presidente della Repubblica, ma c'è anche il governo in ballo e c'è anche la durata del Parlamento in ballo. Quindi i vertici politici, diciamo, del nostro Stato sono tutti coinvolti nella decisione che sta per essere presa. Questi sono tutti elementi che spiegano l'eccezionale interesse che c'è, che si è creato intorno. Professore, mi scusi se la interrompo, tutta questa discussione che si apre, che è sui giornali un po' dappertutto, sulla sospensione della politica, un tecnico che si trasferisce da Palazzo Chigi al Quirinale, i partiti che cercano una nuova legittimazione, l'insofferenza verso una prosecuzione di un'esperienza tecnica, c'è chi dice che tutto questo fa male alla democrazia, non possiamo logorare ancora di più il ruolo dei partiti sostituendoli con, appunto, seppur commendevolissimi, sostituzioni. Lei come la vede tutta questa questione? C'è davvero un rischio democratico nel, insomma, tenere un po' ai margini la politica in questa fase? Ma guardi, mi consente di dire che io ritengo, come dire, già questa preoccupazione è tutta sbagliata, e le spiego qual è il motivo. Il primo motivo è che noi viviamo in una repubblica parlamentare e vogliamo che sia una repubblica parlamentare. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il popolo sceglie quelli che vengono chiamati i suoi rappresentanti, e questi scelgono poi l'esecutivo, cioè il governo. Non è il popolo che sceglie l'esecutivo direttamente, perché sennò saremmo in un altro regime costituzionale. E la nostra Costituzione non prescrive che i membri del governo debbano essere scelti tra coloro che fanno parte del Parlamento. Questo proprio perché si voleva lasciare questa scelta al Parlamento, che deve dare la sua fiducia, cioè deve approvare sostanzialmente il governo che viene nominato dal Presidente della Repubblica. Secondo motivo per cui ritengo sbagliato è che non esiste una distinzione tra tecnici e politici. Qualunque persona vada a fare il governo e abbia la fiducia del Parlamento svolge un ruolo politico. E terzo motivo, mi consente di dire, ma secondo lei una persona che ha avuto a che fare con il Presidente degli Stati Uniti, con il Cancelliere tedesco, con il Presidente francese, nella veste di banca di
leader della Banca Centrale Europea e meno politico dei politici. No, cioè, però chi dice se mandiamo Draghi al Quirinale, beh, allora è il momento di mettere però un politico a tutto tondo a Palazzo Chigi. Dice una cosa che ha un senso? Cioè c'è questo contrappeso necessario, o per esempio potrebbe andare bene uno dei tecnici di questo stesso governo? Ma ancora una volta lei adopera un politico, sì. Che cosa vuole intendere? Uno dei leader, cioè, molto semplicemente uno dei leader dei partiti. Eletta come membro del Parlamento. Sì. Ma questo è, diciamo, è indifferente, perché quello che è importante non che sia membro del Parlamento, ma che abbia la fiducia del Parlamento. Cioè la democrazia rappresentativa parlamentare è basata appunto su questa duplice scelta, una scelta del popolo e una scelta del Parlamento. Una volta che il Parlamento ha scelto una persona, quella persona ha un ruolo politico molto... Ha un'unzione politica, si potrebbe dire, immediata. Ha un compito, ha una legittimazione. La legittimazione è quella... E lui è anche accountable, un termine intraducibile in italiano, è responsabile, deve render conto al Parlamento che l'ha scelto, così come deve render conto al Parlamento una qualunque persona che faccia parte del Parlamento e che entri nel potere esecutivo. Cioè, il vero problema odierno è un altro invece, secondo qual me, è? Cioè l'assenza della politica nel senso di programmi dei partiti, crisi dei partiti, il numero degli iscritti ai partiti è diminuito enormemente, e crisi dell'elettorato, l'elettorato è sceso, noi avevamo medie intorno al 90-93%, adesso è arrivato al 73%, e nelle ultime elezioni abbiamo visto che è andato a sfiorare la metà. Quindi metà. Professore, la sto per salutare, abbiamo pochi secondi ancora. E allora le dico che appunto è di questo che dovremmo preoccuparci. Ecco, cioè i programmi dei partiti. Molto bene, grazie davvero come sempre a Sabino Cassese, ospite a questo nostro speciale sul voto al Quirinale. Grazie ancora professore, buona serata. Di niente, buona serata anche a lei. Io tra pochi secondi do la linea al GR regionale e poi ci ricollegheremo di nuovo con questo speciale il 13° presidente, il voto per il Quirinale minuto per minuto, quindi vi aspetto subito dopo. Vi ricordo anche il numero 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete intervenire in diretta. Noi cercheremo di darvi spazio se nella gran quantità di elementi che dobbiamo raccontare di cui rendervi conto ci sarà modo di farlo. GR regionale e poi di nuovo a questo speciale Quirinale, vi aspetto. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.